Il video che abbiamo appena visto ci ha fatto viaggiare, ecco, attraverso le immagini, ma anche attraverso le parole riprese dai discorsi del Papa a Panama. E ancora su quelle parole vogliamo soffermarci questa sera, ecco, per la nostra riflessione vorrei condividere con voi qualche sottolineatura. Durante la messa con i giovani, che appunto, come abbiamo sentito, il tema era quello, la frase del Vangelo di Luca, dove si dice, si riportano le parole di Maria, che dice: si compia in me la tua parola, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, prendendo da quelle parole, il Papa si rivolge ai giovani, prendendo dall'esempio di Maria, dalla sua esperienza, e parla della vita di Gesù, perché a Maria è stato donato questo, è stato donato Gesù, la sua vita. E il Papa dice ai giovani: a ognuno di noi viene donata questa vita, viene donata la vita di Gesù. E il Papa dice alcune cose, riprende con alcuni esempi ciò che non è questo dono di Dio. La vita di Gesù che Dio ci dona non è, dice il Papa, una salvezza appesa nella nuvola, facendo riferimento al cloud, no? I giovani, chi si intende di tecnologia, capisce, non è una salvezza appesa nella nuvola in attesa di venire scaricata, né, dice il Papa, una nuova applicazione da scoprire. Ecco, con questi due esempi, secondo me il Papa voleva dire che questa vita di Gesù, il dono di Dio, non è qualcosa che esclude completamente la nostra volontà. Scaricare qualcosa da internet, un'applicazione o dal cloud dei documenti, qualcosa, è qualcosa che non ci impegna più di tanto. Poi però il Papa continua: la vita di Gesù che ci viene donata non è nemmeno un esercizio mentale, frutto di tecniche di crescita personale, e neppure un tutorial con cui apprendere l'ultima novità. Ecco, con questi altri due esempi il Papa, dopo aver detto che il dono di Dio, non è qualcosa che esclude completamente la nostra volontà, dice anche che il dono di Dio non è fondato completamente sulla nostra volontà. Quindi la vita di Gesù che ci viene data richiede la nostra volontà, ma non dipende completamente dalla nostra volontà. Perché, dice il Papa, è una storia d'amore. E la storia sappiamo che è così, no? Ne facciamo esperienza tutti quanti noi. Nella nostra vita, nella nostra storia, noi facciamo continuamente esperienza che alcune cose dipendono dalla nostra volontà. Alcune cose noi le possiamo scegliere. Possiamo scegliere di fare qualcosa, di impegnarci in qualcosa. Altre cose non dipendono da noi, dipendono dalle circostanze, da quello che c'è intorno, a volte anche dalla volontà degli altri che potrebbe opporsi alla nostra volontà. La vita, possiamo dire, è un mix, è un miscuglio di cose volute e di cose che non dipendono dalla nostra volontà. Nel passato, nei miti classici, per esempio, spesso gli eroi venivano raffigurati mentre cercavano di lottare contro il fato, contro il destino, no? Conosciamo le tragedie greche, alcuni miti, dove, ecco, l'eroe combatteva ma inutilmente, perché il fato non poteva essere cambiato, il destino non poteva essere cambiato. Ecco, in un certo senso l'uomo potrebbe passare tutta la sua vita, spendere tutta la sua vita a lottare perché la propria volontà si possa imporre, ma appunto spesso questo non è possibile. A volte con la nostra volontà possiamo fare qualcosa, molte volte no. La novità per il cristiano qual è? Che non c'è soltanto la nostra volontà, non c'è soltanto un'altra volontà, possiamo dire misteriosa, o qualcosa che va contro la nostra volontà, ma c'è anche la volontà di Dio, che è dalla nostra parte, che è per noi. Questa è la cosa importante che il Papa ricorda ai giovani. Dio ha una sua volontà, ha un suo progetto per noi. Dio vuole incontrarci nella nostra storia. Allora la nostra volontà deve incontrarsi con la volontà di Dio. Più che pensare a lottare contro ciò che ci è avverso, noi dobbiamo essere impegnati a incontrare questa volontà di Dio, a incontrare Dio che vuole il nostro bene, Dio che è dalla nostra parte. Noi ce lo ricordiamo in ogni liturgia, no? Il Signore sia con voi, Dominus vobiscum, diciamo
dicevamo in latino. Il Signore è con voi, traducono alcune lingue moderne. Questa è una cosa importantissima, ce lo dobbiamo ricordare. Dio è dalla nostra parte, la volontà di Dio è per il nostro bene. Anche a Maria l'angelo dice: il Signore è con te. Questa, possiamo dire, è la premessa e anche la promessa grazie alla quale si può affrontare ogni cosa nella vita. Con questa premessa e con questa promessa Maria dice sì, sapendo che Dio è con lei, che Dio è dalla sua parte. E questo, ripeto, è importante per ciascuno di noi. Quanto è importante ricordarci che Dio è con noi sempre, quando siamo alla ricerca di un desiderio positivo, quando vogliamo costruire qualcosa, quando troviamo difficoltà, quando viviamo le avversità. Dio è con noi, il Signore è con voi, il Signore è con te, ci ricorda continuamente la Scrittura e ci fa ricordare continuamente la liturgia. Un saluto bellissimo: il Signore è con voi, il Signore sia con voi. È una promessa ed è una premessa per ogni scelta della nostra vita. La Vergine Maria è partita da questo, sapendo di avere il Signore con sé, ha percorso tutto quello che c'era da percorrere, attraversando anche difficoltà, dubbi, momenti difficili. E il Papa lo dice anche ai giovani: non abbiate paura della vostra vita, delle vostre contraddizioni, di quello che viene nella vostra storia. Abbiate il coraggio di accogliere la vita così com'è, ma di sapere che il Signore è con noi, è dalla nostra parte. Fare la volontà di Dio significa fare la volontà di chi è dalla nostra parte, di chi vuole il nostro bene. Allora, proprio con le parole del Papa, vogliamo fare gli auguri a tutti voi giovani che vi preparate a vivere questo evento, a chi parteciperà di persona, a chi si unirà spiritualmente, ed è l'augurio per ciascuno di noi. Il Papa diceva ai giovani: stando di fronte a Gesù, faccia a faccia, abbiate il coraggio, non abbiate paura di aprirgli il cuore, perché lui rinnovi il fuoco del suo amore, perché vi spinga ad abbracciare la vita con tutta la sua fragilità, con tutta la sua piccolezza, ma anche con tutta la sua grandezza e bellezza. Che Gesù vi aiuti a scoprire la bellezza di essere vivi e svegli. Non abbiate paura di dire a Gesù che anche voi desiderate partecipare alla sua storia d'amore, che siete fatti, come Maria, per un di più.